alzavo lo sguardo, potevo vedere la solita statuetta di Gesù Cristo nato 2 minuti prima, messa sulla tavola per Natale. La tradizione giudeo-cristiana ha qualcosa da dire, da predicare in questi giorni. Ho sempre avuto dei preconcetti sulle feste, specialmente quelle di film americani romantici, pieni di neve, cioccolato, regali sotto l'albero. Ma poi capisci che le luci di colori non nascondono nella miseria umana, nell'odore dell'alcol scadente bevuto nei vicoli. Ecco il male fatto dai film e del suo modo di dire che ti meriti tutto. Sinatra, a quell'epoca, aveva smesso di cantare Lady Snow, ed io, inutilmente, tentavo di dimenticare il sapore di cenere che avevano le sigarette nelle mie labbra. Siccome vivevo tutti i giorni allo stesso modo, per me il Natale era soltanto una puntata in più di questa stagione di serie TV neo-noir. Mi ero sbottonato dopo aver finito la cena e mi ero avvicinato alla finestra per guardarti camminare sulla neve grigia, già lontana. La paura cominciava allora, mentre mi sedevo sul divano col bicchiere in mano, ascoltando il piccolo Gesù fare una risata.